problema, secondo me, è di difficile soluzione, molto complesso. Prima perché quando stamani ho aperto la Nazione, c'è un inserto di 10 pagine, parlano di tecnologia, di computer, di questo, di aziende che vanno bene, ma l'Italia non è questa. L'Italia ora sta andando sempre più verso la povertà. E quindi quando Lorenzo Capitani dice che le famiglie sono in difficoltà, artigiani, commercianti, dice la realtà attuale della nostra società moderna. E un rapporto Istat, e vi rendete conto, del 2010, distingue due tipi di povertà, una relativa e una assoluta. La povertà relativa sono 900, una famiglia di due persone, 900 e rotti euro li entra al mese, e quella assoluta è di 720, di due persone. Quelle stanno in mezzo di strada, che la Caritas, veramente la Caritas per male c'è in tutta Italia, dobbiamo dare atto alla Chiesa cattolica, e anche gli ortodossi fanno questo tipo di ragionamento con i loro poveri. Li dobbiamo dare atto che, secondo me, io sono un laico di famiglia cattolica, ma sono laico con mentalità. Quindi ritengo che nessuna persona che ha fame deve rimanere senza mangiare in tutto il mondo, perché non si può vedere, come diceva all'inizio Paolo, persone che vanno nei bidoni della spazzatura e tentano di prendere quello avanzato. Alcuni supermercati, quando scade la roba, non potrebbero farlo, però specialmente la Conad li attira a segno, mettono accanto e sanno, e un accettore quasi chiuso, ad andare e trovano qualcosa per mangiare. Allora questo è un problema della società che sta cambiando, trasformandosi, e si tende, questo libero mercato, a dare molto di più a quelli che avevano molto di più una volta e molto di meno a quelli che avevano meno una volta. Quindi, ritornando a quello che la Caritas ha fatto, io mi ricordo che nel 2006 ebbi uno scontro non di poca importanza, dovevo praticamente fare una rettifica sul giornale perché mi scontrai col parroco della cattedrale, Donnelli, perché io vedevo questi barboni, questa gente che non aveva da mangiare, e chiedevo alla Chiesa in quei locali che tuttora l'hanno fatto veramente, cioè la gente va a farsi le docce, bisogna dargli atto, no, di questa cosa qui. E allora non c'era, c'era questa necessità. Io poi i barboni tradizionali, quelli che non vogliono niente, io l'ho portata la roba, me l'hanno rifiutata, e allora gli dai i soldi per comprare il caffè, poi si comprano la lattierabia, e quello è patologico di qualità. Ma questa società che preferisce, parliamo di Grosseto, spendere 300.000 euro per fare la passeggiata sulle mura, che non serve a niente, quando questi 300.000 euro potrebbero essere destinati parte alla Caritas e parte anche a Coeso, che gestisce una struttura per la gente che è nata. Io vedo, sono andato dal Frascino due settimane fa, ho visto le cure amorevoli che danno a questi bambini di Lappati, ce ne sono alcuni molto gravi, queste ragazze vengono assunte, che c'è 9 persone di personale, è una struttura laica, ma è perfetta, è come la Farfalla, è una struttura che è perfetta, dà assistenza anche a quelli che non hanno più familiari che gliela possono dare o che non gliela vogliono dare, però in fase terminale assiste. Allora perché non prevedere nel futuro le case a gente ha bisogno? Un progetto, facciamo fra parentesi, il piano Marshall in Italia, questo piano Marshall, delle case, perché una persona che guadagna di pensione 500 euro, diciamo guadagna, se l'è guadagnata, o c'ha un assegno sociale di 500 euro, una pensione di 600, non può permettersi di pagare 350, 400, 500 euro in affitto.